Pope Francis inaugurated the Week of Prayer for the Unity of Christians with this ceremony at the Basilica of St. Paul outside the walls. For these special days of prayer, a phrase from Deuteronomy has been chosen as the motto, "Justice and only justice you shall pursue." The Pope's homily revolved around this idea. Pope Francis explained that praising the Lord also means being fair to one's neighbor, above all to the weak and the needy. Quando la società non ha più come fondamento il principio della solidarietà e del bene comune, assistiamo allo scandalo di persone che vivono nell'estrema miseria accanto a grattacieli, alberghi imponenti e lussuosi centri commerciali, simboli di strepitosa ricchezza. Ci siamo scordati dalla saggezza della legge mosaica, secondo la quale se la ricchezza non è condivisa, la società si divide. Pope Francis insisted that although there is no full unity yet, all Christians are part of the holy people of God. È facile scordare l'uguaglianza fondamentale che esiste tra noi, che all'origine eravamo tutti schiavi del peccato e che il Signore ci ha salvati nel battesimo, chiamandoci Suoi figli. È facile pensare che la grazia spirituale donataci sia nostra proprietà, qualcosa che ci spetta e che ci appartiene. That's why the Pope warned of the temptation Christians face, to feel superior to Christians of other denominations. È un grave peccato sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche modo meno privilegiati di Dio. Se noi nutriamo simili pensieri, permettiamo che la stessa grazia ricevuta diventi fonte di orgoglio, di ingiustizia e di divisione. The ceremony was attended by representatives of other Christian churches in Rome. Usually, the Pope closes this week of prayer with a similar ceremony. However, this year he opened it because he'll be in Panama for World Youth Day on January 25th, when the week ends.